Di ben altro il Loris accorse col tempo. Che ella, cioè, non solo non lo amava, ma non poteva neanche amarlo, perché le loro nature erano proprio opposte. Non era possibile fra loro nemmeno il compatimento reciproco. Che se egli, amandola, era disposto a rispettare il carattere vivacissimo, lo spirito indipendente di lei, ella, che non lo amava, non sapeva aver neppure sofferenza dell'indole e delle opinioni di lui. «Che opinioni?» gli gridava, scrollandosi sdegnosamente. «Tu non puoi avere opinioni, caro mio! Sei senza nervi!» Che c'entravano i nervi con le opinioni? Il povero Lori restava a bocca aperta. Ella lo stimava duro e freddo perché taceva, è vero? Ma egli taceva per cansarliti. Taceva perché s'era chiuso nel cordoglio, rassegnato già al crollo del suo bel sogno, d'avere cioè una compagna affettuosa e premurosa, una casetta linda, sorrisa dalla pace e dall'amore. Rimaneva stupito Martino Lori del concetto che sua moglie s'andava man mano formando di lui, delle interpretazioni che dava ai suoi atti, alle sue parole. Certi giorni quasi quasi dubitava fra sé che egli non fosse quale si riteneva, quale si era sempre ritenuto, e che avesse, senza accorgersene, tutti quei difetti, tutti quei vizi che ella gli rintracciava. Aveva avuto sempre vie piane innanzi a sé. Non si era mai addentrato negli oscuri e profondi meandri della vita. E forse perciò non sapeva diffidare né di se stesso né di alcuno. La moglie, all'incontro, aveva assistito fin dall'infanzia a scene orribili e imparato, purtroppo, che tutto può essere tristo, che nulla vi è di sacro al mondo, se finanche la madre sua... Ah sì, ella meritava scusa, compatimento, anche se vedeva il male dove non era e si dimostrava perciò ingiusta verso di lui. Ma più egli, con la sua mite bontà, cercava d'accostarsi a lei per ispirarle una maggior fiducia nella vita, per persuaderla a più equi giudizi, ed ella si inaspriva e si rivoltava. Ma se non amore, buon Dio, almeno un po' di gratitudine per lui che, alla fin fine, le aveva ridato una casa, una famiglia, togliendola a una vita randagia e insidiosa. No, neppure gratitudine. Ella era superba, sicura di sé, di potere e di saper bastare a se stessa col proprio lavoro. E 6 o 7 volte in quei primi 3 anni lo minacciò di riprendere l'insegnamento e di separarsi da lui. Un giorno, alla fine, pose anche ad effetto la minaccia. Ritornando quel giorno dall'ufficio, il Lori non trovò in casa la moglie. La mattina aveva avuto con lei un nuovo e più aspro litigio per un lieve rimprovero che aveva osato di muoverle. Ma già da un mese circa si addensava la tempesta che era scoppiata quella mattina. Ella era stata stranissima tutto quel mese, di fosche maniere, e aveva finanche mostrato una acerba ripugnanza per lui. Senza ragione, al solito. Ora, nella lettera lasciata in casa, ella gli annunziava il proposito irremovibile di romperla per sempre e che avrebbe fatto di tutto per riottenere il posto di maestra. E infine, perché egli non desse in varie smanie e non facesse chiassose ricerche, gli indicava l'albergo ove provvisoriamente aveva preso alloggio, ma che non andasse a trovarla perché sarebbe stato al tutto inutile. Il Lori rimase a lungo a riflettere con quella lettera in mano, perplesso. Aveva troppo sofferto, e ingiustamente. Il liberarsi però di quella donna sarebbe stato, sì, forse un sollievo, ma anche un indicibile dolore. Egli la amava, e dunque un sollievo momentaneo, e poi una gran pena e un gran vuoto per tutta la vita. Sapeva, sentiva bene, che non avrebbe potuto più amare alcun'altra donna, mai! E lo scandalo, inoltre, che non si meritava. Egli, così corretto in tutto, separato ora dalla moglie, esposto alla malignità della gente, che avrebbe potuto sospettare chissà quali torti in lui, quando Dio era testimone di quanta longanimità, di quanta condiscendenza avesse dato prova in quei 3 anni. Che fare? Deliberò di non muoversi per quella sera. La notte avrebbe portato a lui consiglio, a lei forse il pentimento. Il giorno dopo non andò all'ufficio e attese tutta la mattinata in casa. Nel pomeriggio si disponeva ad uscire, senza aver bene tuttavia fermato l'animo ad alcuna deliberazione, quando gli pervenne dalla Camera dei Deputati un invito dell'onorevole Marco Verona.